Buonasera a tutti e benvenuti. Vi ringrazio per questa partecipazione così piacevole a questa terza iniziativa della rassegna Storie Gentili e Future Memorie che la Fondazione Basilicata Futuro ha voluto presentare qui a Matera, presentando questa bellissima mostra fotografica sulla figura di Enrico Berlinguer. Abbiamo già avuto modo di raccontare come questa è una rassegna che inizia con Enrico Berlinguer, proseguirà a dicembre con un seminario di studi sulla figura di Aldo Moro e continueremo ad aprile del 2013 con una mostra fumettistica su Sandro Pertini. Ovviamente siamo felici della partecipazione di questa 10 giorni di mostra qui a Matera. Io non vi devo trattenere oltre questa sera, voglio solo ringraziare la dottoressa Ragozzino, sovrintendente ai beni culturali, che ci ospita. Voglio ringraziare la città di Matera e il sindaco Salvatore Adduce. Saluto tutte le autorità presenti nella sua massima rappresentanza, che è il Presidente della Regione Vito De Filippo, e dopodiché cedo volentieri subito, insomma, la parola a questo confronto, a questa intervista sulla politica estera del Partito Comunista, su Enrico Berlinguer nella sua dimensione internazionale, e voglio ricordare in questa occasione che oggi ci ha lasciato il Donato Scuteri, ex onorevole del Partito Comunista Italiano. Era un lucano, siamo qui in Basilicata. Ci ho detto, cedo la parola ad Umberto De Giovannangeli, che ringrazio. Abbiamo fatto un giro per la città, si è innamorato di Matera, e al presidente, l'onorevole Massimo D'Alema. Grazie. Io inizierei subito, perché il tema è talmente vasto che sarà difficile riuscirlo a condensare in un'ora. Anche perché credo che questa è anche un'occasione importante per fare anche una finestra sull'attualità più stretta, politica e non solo. Io partirei da questo, caro Massimo. Cioè, nel preparare questo incontro io ho avuto modo di rileggere relazioni, interviste, poi di alcune di queste ne parleremo perché segnano dei passaggi importanti nel pensiero di Enrico Berlinguer, nella sua visione del mondo, delle alleanze, dell'Europa. Ho avuto modo di leggere molto di queste cose e la cosa che mi ha colpito davvero era questa sua visione globale. Possiamo dire davvero che Enrico Berlinguer sia stato un leader globale. Ogni relazione iniziava con questo tentativo di lettura del mondo. Qualcuno oggi direbbe, ma era la solita liturgia comunista. Ecco, io partirei proprio da questo. Cos'era invece davvero questa sensibilità verso la politica internazionale, verso i legami internazionali che aveva Enrico Berlinguer e quella classe dirigente del Partito Comunista? Buonasera, grazie di questa presenza così significativa dei tantissimi amici e compagni e dei tantissimi cittadini che certamente credo condividano un sentimento abbastanza strano in un paese come il nostro, nel quale la politica non gode di una grande popolarità, nel quale può accadere che un uomo politico che è morto oramai quasi 30 anni fa continui a suscitare un sentimento così forte di ammirazione e persino a incuriosire quella nuova generazione che non lo ha mai conosciuto, ma che lo ha conosciuto attraverso i libri o attraverso il racconto dei genitori.
E Berlinguer è stato uno, ho sentito che di altri grandi protagonisti vi occuperete, ma certamente uno dei grandi protagonisti della storia democratica del paese. E certamente Berlinguer è stato a modo suo un leader globale, cosa curiosa per un uomo politico che non è mai stato un uomo di governo, è stato al massimo segretario di un partito, e tuttavia Berlinguer era una personalità internazionale. Credo che Berlinguer sia stato l'unico leader comunista che ha avuto la copertina di Time come uomo dell'anno, parte della più prestigiosa rivista americana, ed era un uomo che suscitava interesse e curiosità. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui, essendo io il segretario della Federazione Giovanile Comunista negli anni in cui lui è stato segretario del partito, e ho raccontato in un mio libricino di qualche anno fa che lo accompagnai a Mosca ai funerali di Yuri Andropov. I funerali del capo dell'Unione Sovietica erano a quell'epoca una sorta di vertice mondiale, dove c'erano da Bush padre alla signora Thatcher, a Indira Gandhi, a Fidel Castro, e ho potuto vedere che razza di star fosse Enrico Berlinguer, cioè di come quest'uomo, ripeto, che non era capo di un governo, eccetera, era ammirato, conosciuto, ricercato da tutti questi interlocutori e considerato un grande innovatore. Berlinguer certamente, io penso che questo forse è il punto più alto della sua elaborazione, fu uno degli uomini politici che percepì per primo la nuova dimensione del mondo globale, e cioè la interdipendenza tra i diversi paesi, il fatto che la dimensione nazionale della politica non era più sufficiente a governare i grandi processi, le grandi sfide, la questione dell'ambiente, la questione della lotta alla fame e alla povertà, la questione della pace. E quella carta della pace e dello sviluppo, forse uno dei documenti più importanti, diciamo, del berlinguerismo. E lui lanciò un'idea che allora parve un'idea visionaria, cioè che per affrontare questi problemi occorresse un governo mondiale, uso proprio questa espressione. Ma se noi ripensiamo oggi al valore di quell'affermazione, noi ci rendiamo conto di quanto profetica in realtà fosse quella visione, cioè la consapevolezza che si entrava in un'epoca nella quale i governi nazionali non avrebbero potuto fronteggiare le grandi sfide al di fuori di una collaborazione internazionale, di una dimensione mondiale della politica. Io penso che questo, naturalmente ci sono molti aspetti della politica estera di Berlinguer che sono venuti meno, nel senso che non c'è più quel mondo. Ci sono alcuni aspetti che sicuramente, bisogna dirlo, diciamo, rappresentavano un punto di arretratezza, perché non c'è dubbio che il rapporto, sia pure così problematico, critico, con il mondo sovietico fu un peso per il Partito Comunista Italiano e ne limitò le potenzialità innovative. E certamente ci sono dei limiti grandi, ci sono aspetti caduti, ma c'è anche, nella sua esperienza, ci sono stati aspetti che si potrebbero definire profetici, cioè grandi visioni del futuro. Poi in fondo lì si misura la grandezza di un leader politico, cioè nella capacità di intuire prima degli altri nuovi scenari, nuove sfide, e di indicare la via per dare delle risposte. Ecco, questo io credo è l'aspetto, e questo era percepito nel mondo. Lui suscitava una, poi magari diremo qualcosa del suo rapporto con il mondo sovietico, che era un rapporto molto, molto complicato, diciamo, ma
Però alla fine non c'è dubbio che se uno va a rileggersi le cose di Berlinguer ci sono anche delle testimonianze di come quel legame con l'Unione Sovietica abbia costituito in alcuni momenti un freno al dispiegarsi di tutte le potenzialità che la sinistra italiana poteva avere di fronte a sé. A proposito di questo, io mi ero appuntato alcuni passaggi importanti che sono rimasti appunto nella storia, anche nella storia della comunicazione politica del nostro paese e di Enrico Berlinguer. Tu facevi riferimento appunto al rapporto con l'Unione Sovietica e i paesi del socialismo reale. C'è una data importante, 15 dicembre 1981, tribuna elettorale, quando era una cosa seria, non era un salotto, erano poche settimane dopo il colpo di Stato in Polonia del generale Jaruzelski. E questo è un passaggio importante anche di discontinuità che io vorrei che tu non soltanto ci ragionassi, ma soprattutto lo proiettassi ad oggi. Cioè Berlinguer in questa conferenza stampa dice appunto: quello che io posso dire in linea generale è ciò che è avvenuto in Polonia ci induce a considerare che effettivamente la capacità propulsiva di rinnovamento delle società, o almeno di alcune società, che si sono create nell'est europeo è venuta ad esaurimento, la fine della spinta propulsiva di quel modello. Ecco, allora fu un momento di rottura anche con un mondo che ancora era in piedi, stiamo parlando del 1981, il muro di Berlino viene spezzato, finisce nel 1989. Ecco, in quel contesto, che cosa ha significato questo passaggio di Enrico Berlinguer, anche in una proiezione dell'Europa post crollo del muro e quindi anche dell'idea di Europa che in qualche modo Berlinguer già allora adombrava? Sì, io credo che nella sua visione, parliamo dell'inizio degli anni Ottanta, Berlinguer avesse superato l'idea dell'eurocomunismo, che aveva rappresentato un passaggio significativo, cioè l'idea di un comunismo dell'Europa occidentale che si affrancava dal modello sovietico e diventava pienamente una parte della democrazia europea. Ma all'inizio degli anni Ottanta Berlinguer puntava ormai ad altro, cioè puntava ad un rapporto fra il Partito Comunista Italiano e la socialdemocrazia europea. D'altro canto, il rapporto che egli aveva costruito anche sul piano personale con Willy Brandt e con Olof Palme era un rapporto molto forte. I suoi interlocutori erano questi, cioè le personalità maggiori, più significative, più innovative della socialdemocrazia europea. Naturalmente, diciamoci la verità, perché questa è la verità e alcuni lo hanno scritto, anche in particolare Silvio Pons, che ha scritto un libro molto importante sulla politica estera del PC e di Berlinguer. Se vogliamo essere onesti con la saggezza di poi, la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre era già finita nel 1968. Quindi diciamo che quando il PC arriva a riconoscere questa realtà erano passati molti anni. E in realtà la vera data, diciamo, che segna un discrimine è il giorno in cui i carri armati sovietici entrano a Praga e spengono la primavera di Praga. Perché lì cade il sogno di una evoluzione democratica del comunismo dall'interno, diciamo, di cui l'esperienza della Cecoslovacchia aveva rappresentato un punto significativo, cioè la possibilità che un paese governato da un partito comunista evolvesse democraticamente verso una democrazia pluralistica, e questa possibilità fu stroncata. E quando si arriva nell'81 al colpo di Stato in Polonia, questa è soltanto una dolorosa conferma di una realtà che oramai era così definita da molti anni. Lo dico perché, insomma, quel gruppo dirigente ha avuto molti meriti,
secondo me anche dal punto di vista della difesa e del consolidamento della democrazia italiana. La lotta contro il terrorismo, la capacità di affermare il ruolo della classe operaia come forza dirigente del paese, di fronteggiare la crisi, di accompagnare un grande processo di modernizzazione. Si dice molto male dei partiti, ma sotto la guida dei partiti democratici questo paese è diventato, da un cumulo di rovine dopo la guerra, la sesta potenza economica del mondo. Negli anni, in questi ultimi anni, negli anni dell'antipolitica, siamo andati invece piuttosto indietro, diciamo, anziché avanti. Ma quel gruppo dirigente che ha avuto grandi meriti ha avuto la responsabilità, insomma, di protrarre il rapporto tra la più grande forza della sinistra italiana e l'esperienza sovietica oltre il tempo ragionevole. E noi abbiamo pagato un prezzo di questo, perché ovviamente questo ha privato il paese di un'alternativa di governo credibile, insomma, perché quando Berlinguer, diciamo, quando alla metà degli anni 70 era maturo un ricambio di classe dirigente del paese, quel partito, in quanto legato all'Unione Sovietica, non fu in grado di rappresentarlo. Quindi questo elemento c'è e rimane incancellabile, malgrado i meriti di Berlinguer, cioè di avere, sia pure con ritardo, spinto verso un rinnovamento che, sia pure tardivo, tuttavia non fu senza enormi resistenze all'interno del partito. Io ricorderò sempre la mia esperienza di funzionario, diciamo, nell'81 ero segretario generale della Puglia, e mi ricordo una serata indimenticabile sul Gargano, in una sezione antica, diciamo, che oltretutto questa sezione era una specie di grotta, per cui non c'era neanche una via d'uscita, eravamo spalle al muro, un giovanissimo segretario della sezione ed io che rappresentavo, diciamo, il partito, il segretario regionale. Io dovevo, allora il segretario della sezione ebbe paura di fare la relazione, disse la parola al compagno d'armi. Io mi alzai e spiegai tutta la posizione del partito. Allora ricordo un vecchio compagno che aveva mantello che hanno i braccianti, portava i cappotti, portavano i cappotti, la coppola, si alzò e con le spalle, senza neanche guardare a noi, guardando direttamente verso questa platea dove c'era un fumo azzurrino di sigari, eccetera, cominciò il suo intervento così: 20 milioni di morti, pausa, 7 milioni di feriti, mutilati. Questo ha pagato l'Unione Sovietica per la nostra libertà. Questi girano noi due lì e voi li volete scomunicare. Io dico no, viva l'Armata Rossa, e lì temetti di non uscire vivo, diciamo. E siamo nel 1981, ecco. Però con un po' di pazienza, cioè voglio dire, il rinnovamento fu tardivo, ma non per questo fu facile, perché il legame sentimentale, emotivo, diciamo, il fatto che il mito sovietico, sia pure mito fallace, tuttavia aveva rappresentato un punto di riferimento per masse di persone che avevano lottato per i loro diritti, perché poi per una curiosa eterogenesi dei fini, diciamo, questo mito sovietico in Italia non è servito a costruire la dittatura, ma è servito ad alimentare la lotta di persone che si battevano per il salario, per i loro diritti, quindi per obiettivi giusti, però insomma era profondamente radicato, e Berlinguer ebbe il coraggio a un certo punto di sfidare, tardi secondo me, e questo tardi non è stato lui il principale responsabile, però comunque quando avvenne questa sfida fu liberatoria. Cominciò una nuova storia, che poi quella di cui noi siamo in qualche modo gli eredi. Certo. E tu hai fatto riferimento a questa data, al 1981, proprio in questo viaggio, no?
tra passato, memoria, passato e presente. 1981 è anche l'anno del grande movimento per la pace, del movimento contro gli euromissili, contro la base di Comiso, e vorrei dire qui che uno dei grandi protagonisti di quel movimento fu Pio La Torre. Credo che sia importante questo, perché ricordo allora che Enrico Berlinguer si lasciò, tra virgolette, contaminare anche da culture che non erano le sue. Ricordo anche il suo sostegno alle azioni non violente di disobbedienza civile dei pacifisti, che certamente non venivano dalla propria, da quella cultura, però l'apertura verso queste culture, lasciarsi in qualche modo anche influenzare e modificare i propri convincimenti da movimenti che non erano, tra virgolette, ortodossi. Ecco, non c'è anche in questo un Berlinguer precursore? Ecco, forse non avremo bisogno anche oggi di una capacità di interloquire con culture diverse senza subirle o rappresentarle passivamente? Sì, diciamo, questa domanda ha due aspetti. Senza dubbio Berlinguer ebbe una grande capacità di percezione dei fenomeni sociali nuovi e una grande curiosità intellettuale. Questo vale soprattutto nel rapporto col movimento femminista, che è di cui lui seppe essere un interlocutore. Oltretutto un uomo totalmente privo di qualsiasi civetteria maschilista, e aveva un pudore nel rapporto con le donne, che era una delle ragioni, secondo me, del suo fascino, diciamo, ma che ne fece un interlocutore straordinario del movimento femminista. Ed anche, certamente, lui guardò al movimento dei giovani per la pace come un grande fattore di cambiamento del paese, senza mai dimenticare però le responsabilità della politica, perché anche di fronte a quel movimento lui si sforzò di prendere una posizione realistica, e cioè di dire: noi ci battiamo per una clausola, siccome gli euromissili venivano messi come risposta all'installazione di missili sovietici che venivano considerati una minaccia per l'Occidente, e questo tema dell'equilibrio era un tema con il quale un partito di governo come era il PC, pure dall'opposizione, non poteva non misurarsi. Questo tema lacerò l'SPD, e l'SPD partecipò al movimento socialdemocratico tedesco contro gli euromissili, mentre il governo di Helmut Schmidt li aveva accettati. Ed era un tema lacerante per la sinistra in Europa. Ebbene, Berlinguer sì, dialogò con i pacifisti, però disse: noi chiediamo che se i sovietici saranno indotti a non mettere i loro missili, allora non si mettano neanche questi. Prochiese una clausola di dissolvenza, non chiese il disarmo unilaterale dell'Occidente. Lo dico perché sì, dialogava con i pacifisti, dialogava con tutti, faceva politica, cioè è un uomo che non è mai arretrato di fronte alle responsabilità della politica, anche quando bisognava andare controcorrente. Io ricordo, a proposito di movimenti, una conversazione drammatica con lui, doppiamente drammatica perché avvenne durante il funerale di un giovane compagno che era stato assassinato dai fascisti a Roma. Lui venne a questo funerale, siccome era stato ucciso in un quartiere periferico, diciamo, fu una lunghissima marcia, e durante questa marcia lui mi disse, io gli dissi: guarda, eravamo durante la solidarietà nazionale, il movimento dei giovani contro, e io e lo segretario della FGC eravamo in una posizione insostenibile tra l'autonomia operaia, eccetera. E io gli dissi: guarda che la nostra posizione è insostenibile. E lui mi rispose: lo so, hai ragione, ma noi abbiamo una responsabilità di fronte al paese e bisogna resistere.
Cioè, non è che poi non c'erano molti dibattiti, nel senso che era... cioè, nel senso che è vero che dialogava con i movimenti, ma poi c'era un senso della responsabilità della politica. Di fronte... dialogare sì, andare dietro no, non era la sua cultura. Ecco. Andare controcorrente, tu dici. Ad esempio, e qui vorrei introdurre un altro elemento che è stato forte del pensiero di Berlinguer e io credo anche da leader globale, l'austerità. Cioè allora quando lui pose questa questione e che in qualche modo faceva riferimento, oggi potremmo dire, a un modo diverso di pensare lo sviluppo, la crescita, i consumi, il tenore, gli stili di vita, allora fu attaccato, ecco il pauperismo comunista, ecco chi vorrebbe vestirsi diciamo da francescano, predicare bene, razzolare male perché poi tu fai parte della nomenclatura politica eccetera. Però quello fu un punto fondamentale, io credo, del pensiero di Berlinguer, ecco, di quell'idea di austerità, sia di modello di sviluppo, ma anche del modo di essere della politica. Quanto ce ne sarebbe bisogno oggi? Sì, la parola austerità non fu felice come scelta perché dette l'idea appunto di una, diciamo, di una visione pauperistica, rinunciataria, non ebbe successo fin dal primo momento. E io ricordo che assistetti, ero invitato all'Eliseo, questo discorso di Berlinguer che fu rivolto a una platea di intellettuali, e io ero accanto a Franco Rodano, quale avevo un dialogo non facile, diciamo, ma lui amava un uomo di grandissimo livello intellettuale, grande intellettuale cattolico e comunista, con un rapporto molto forte con la Chiesa Cattolica e col Partito Comunista, e con il quale facevamo delle grandi discussioni di filosofia. È bello ricordare una politica di altri tempi. Pensa tu oggi parlare di filosofia, sarebbe complicatissimo, diciamo. Filosofia di teologia, del rapporto tra il comunismo e la trascendenza. Lui aveva un'idea molto forte, cioè che bisognava espungere dalla filosofia marxista, diciamo, quella pretesa che c'è in Marx che l'uomo possa farsi Dio. E diceva no, bisogna ridurre il marxismo ad una scienza delle questioni sociali. Poi c'è Dio, è un'altra dimensione, diciamo, lui la difendeva da credente. Comunque, io ho assistito con Rodano al discorso di Berlinguer e quando Berlinguer finì, mi ricordo, siccome si attribuisce a lui quel pensiero, niente di più falso, lui era molto irritato e mi disse la seguente frase: questo è un discorso da catari. In un paese cattolico non avrà fortuna. E fu profetica, perché effettivamente, diciamo, c'era un'etica protestante, diciamo, nel discorso di Berlinguer, che suonò sgradevole a quell'Italia che si avviava verso invece, diciamo, la morale reganiana dell'edonismo, no? E di cui straordinario interprete fu Craxi, per certi aspetti precursore sotto questo profilo di quello che abbiamo visto dopo, diciamo, ci fermiamo qui. Ma depurato di questi aspetti, il discorso di Berlinguer conteneva invece alcune affermazioni, mio giudizio, di grandissima attualità. Innanzitutto la percezione della radicalità della questione ambientale, cioè della questione delle risorse del pianeta e la necessità di adottare un diverso modello di consumi e di vita. E poi è il problema con cui ci misuriamo ad oggi, cioè non è possibile più sprecare le risorse. A
cominciare dalle risorse energetiche, che sono risorse finite. Quindi c'era in quel discorso, a mio giudizio, anche, sia pure con quell'intonazione un po' moralistica, diciamo, nella quale ogni tanto lui cadeva, e che rendeva questi discorsi non accettati per una gran parte del grande pubblico, tuttavia secondo me c'era un'intuizione molto moderna sulla necessità di un modello di vita, di consumi diverso rispetto allo spreco delle risorse, rispetto al lusso inutile, devastante per molti aspetti, che ha caratterizzato il modello occidentale. Pensa tu che oggi un cittadino americano produce ogni anno 14 tonnellate di CO2. Un cittadino europeo, cosa di cui dovremmo essere orgogliosi, avendo lo stesso livello di vita di un cittadino americano, ne produce 7,5. La differenza è che in Europa c'è un modello sociale diverso, in cui ci sono consumi collettivi, ci sono beni pubblici, il che comporta anche un impatto ambientale delle società europee che è infinitamente minore rispetto al modello americano. Ecco, credo che Berlinguer ce l'avesse con quel modello e per molti aspetti ne avesse visto i limiti e le contraddizioni. Però, ripeto, il discorso dell'austerità rimane uno dei passaggi meno compresi. E io c'è un bel saggio di Paul Ginsborg su questo, diciamo, con il quale io ho una discussione su questo tema. Effettivamente in quel momento Berlinguer rimase abbastanza isolato, diciamo, mentre in altri momenti riuscì a entrare in sintonia con una grande opinione pubblica. Il modo in cui pose quel problema era lontano dalla cultura media degli italiani. Un altro che Berlinguer sia stato un protagonista di un'epoca bipolare, questo è evidente, è stato figlio della sua, di quel momento storico, oltre che essere stato un protagonista. Però nel vedere la bellissima mostra su Berlinguer, a un certo punto uno degli incontri importanti resi contati dall'unità fu con Altiero Spinelli, con uno dei padri dell'idea degli Stati Uniti d'Europa, un incontro sull'europeismo fatto in un'epoca storica appunto in cui il mondo era ancora diviso tra due campi. Ecco, cercando sempre di tenere insieme intuizione di quell'epoca e attualità, insomma, oggi è possibile costruire una visione progressista dell'Europa, oppure noi siamo condannati a un'Europa governabile soltanto da una tecnocrazia magari illuminata, insomma una visione politica progressista di quell'Europa di cui anche Berlinguer intuiva i suoi un possibile sviluppo, è oggi un terreno praticabile per la sinistra in Italia e in una dimensione sovranazionale? No, io penso che sia la scelta obbligata. Cioè, senza un'Europa politica in grado di avere una visione comune, di esercitare un ruolo unitario sulla scena internazionale, di avere una politica di sviluppo, del lavoro, dei diritti sociali, di avere un'armonizzazione delle politiche fiscali, eccetera, 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 senza questo io credo che i diversi paesi europei sono condannati al declino. Alcuni resisteranno un po' di più, altri saranno più fragili, ma è il destino dell'Europa. E anche perché il mutamento radicale degli equilibri mondiali determina, insomma, oggi la fotografia di oggi ci dice che ci sono due paesi europei che fanno parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come effetto della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono quattro paesi europei che fanno parte del G7 G8, come effetto della graduatoria di ricchezza dei paesi. Ebbene, questo assetto istituzionale
è oramai totalmente superato dalla realtà, nel senso che oramai queste istituzioni non sono più rappresentative del mondo di oggi. Oramai non, entro pochi anni, pensate che l'Europa, che ancora oggi rappresenta qualcosa intorno al 20% della ricchezza mondiale, sulla base delle attuali tendenze, fra 10 anni rappresenterà il 7% della ricchezza mondiale. Quindi noi siamo dentro un processo irreversibile di ridefinizione di tutti i rapporti di forza. Tanto è vero che se si vuole affrontare un problema importante oggi nel mondo, non si riunisce né il G7 né il Consiglio di sicurezza, si riunisce il G20, perché se non ci sono al tavolo la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, non si può decidere più nulla. Quindi noi siamo in questa situazione. Questo vuol dire che l'Europa è spacciata? No, perché l'Europa può dare un grande contributo di civiltà, di cultura, un grande contributo, l'Europa ha un patrimonio giuridico, di valori, di principi, che sono a mio giudizio fondamentali per costruire un nuovo ordine mondiale. Ma per poter esercitare questo ruolo l'Europa deve essere Europa, deve vincere davvero la resistenza di nazionalismi che nel passato sono stati tragici, che hanno portato a 2 guerre mondiali e oggi sono patetici. Sono patetici perché io racconto sempre, ho raccontato più volte, ma certi episodi che hanno, come dire, una forza castica, no? Di quando insieme a 2 amici, diciamo personalità politiche europee, andammo a incontrare l'attuale presidente cinese all'inizio del suo mandato e gli dicemmo, eravamo l'indomani della guerra in Iraq, quindi non molti anni fa, e all'inizio del mandato di Hu Jintao, e noi gli dicemmo, convinti di trovare un ascoltatore, dicemmo: noi siamo molto preoccupati per la politica unilaterale degli Stati Uniti d'America. E la risposta fu cinese. Lui ci guardò e disse: noi no, perché vedete, se gli americani pensano di governare il mondo da soli, si sbagliano, e noi li stiamo aspettando, perché prima o poi dovranno venire qui a negoziare con noi, non fosse altro perché possediamo più del 50% dei loro titoli pubblici. Quindi loro aspettavano, e in effetti così poi è successo. E siccome però i cinesi sono anche gentili, sono gentili ma hanno un senso della loro superiorità che non ne avete un'idea, diciamo, e si rese conto che noi eravamo 3 europei. Allora, per essere carino, disse: anche l'Europa potrà dire la sua se sarà unita. E il messaggio, io lo ricordo sempre, perché il messaggio nella sua semplicità è chiaro, è vero, anche l'Europa potrà dire la sua se sarà unita, altrimenti la posizione europea diventerà irrilevante. Quindi l'ideale europeista non è soltanto un grande ideale democratico, è anche un'assoluta necessità del tempo in cui viviamo. Se noi vogliamo, ma quale politica di sviluppo, quale strategia di crescita può esserci senza una strategia, un'azione comune dei grandi paesi europei? E oggi la principale responsabilità della destra, delle destre che hanno governato l'Europa, è nell'avere indebolito il progetto europeo, e lo hanno indebolito, vedete, in 2 modi diversi. Lo hanno indebolito a Bruxelles imponendo una dimensione tecnocratica dell'Europa, cioè l'Europa è fatta soltanto di vincoli, di proibizioni, di punizioni, non c'è un progetto comune. E l'altra faccia della tecnocrazia è stato il populismo, perché all'interno dei singoli paesi la tecnocrazia europea ha alimentato populismi e nazionalismi anti-europei,
e la destra è stata al tempo stesso protagonista della gestione tecnocratica dell'Europa, la destra liberista, per cui l'Europa è soltanto la difesa della moneta, il controllo sui bilanci, il taglio della spesa sociale, ha imposto questo volto tecnocratico dell'Europa, e poi le diverse destre nazionaliste, noi abbiamo conosciuto una delle versioni più sgangherate, però ce ne sono anche altre in giro per l'Europa, hanno alimentato in ciascun paese sentimenti anti-europei e populismi nazionalisti. E all'origine della crisi europea c'è questo, cioè la democrazia europea è stretta in una morsa fra tecnocrazia e populismo, che sono due facce della stessa crisi democratica, e se ne esce soltanto attraverso uno sviluppo democratico, cioè portando alla guida dell'Europa una coalizione di forze democratiche, espressione della volontà dei cittadini. Per le prossime elezioni europee dobbiamo indicare un capo del governo europeo, non può più essere il frutto di un negoziato tra i governi, deve essere una personalità che in qualche modo scaturisce dal voto popolare attraverso un'indicazione dei partiti. Dobbiamo portare la politica in Europa, altrimenti una studiosa inglese ha usato una definizione molto, molto bella, perché ha detto: il dramma dell'Europa è che mentre le policies, poi le policies sono le decisioni concrete, diciamo, si fanno a Bruxelles, la politics è rimasta a livello nazionale, cioè la politica delle idee, dei partiti. E quindi questa separazione tra la politica democratica e il momento della decisione è il dramma dell'Europa, perché la politica democratica che non decide diventa populismo, diventa esercitazione, diventa narrazione. Io non ho nulla contro le narrazioni, ma quando le narrazioni non producono decisioni sono pericolosissime. Eccoci qua. E non può ridursi alla narrazione. Le grandi narrazioni, si dice le grandi narrazioni del XX secolo, sì, certo, il socialismo è stata una grande narrazione, ma ha anche cambiato la vita di milioni di esseri umani, conquistando i salari, i diritti sociali, altrimenti se ne stava soltanto una narrazione e la gente si sarebbe stufata della narrazione. Quindi, sì, le grandi narrazioni hanno bisogno anche di diventare decisioni. Se invece il potere reale è affidato alle tecnocrazie e la politica diventa vuota esercitazione, io credo che il rischio è per la democrazia. E noi viviamo esattamente questo è il problema di fondo. Il dibattito pubblico in Italia si attarda in mille fesserie, ma il vero problema è questo. Non è liberarsi della politica, ma che la politica si riappropri della sua funzione, che è quella di guidare i processi sociali, di cambiare la vita delle persone. Ecco, tu dici riportare la buona politica in Europa. Beh, io penso che farebbe già buona cosa se riuscissimo a farlo in Italia. E quindi io... È un pezzo del discorso. È un pezzo del discorso. Guarda che... Il destino dell'Italia è molto importante per l'avvenire dell'Europa. Ecco, ma partendo quindi da noi, e quindi io qui vorrei toccare degli argomenti che poi comunque fanno parte della nostra quotidianità. Insomma, in questo nostro percorso, in questo nostro viaggio nella memoria, partendo da Enrico Berlinguer, noi abbiamo parlato di Europa, di nuovo modello di sviluppo, di nuovi diritti di cittadinanza, di diritti sociali, di equità, di giustizia. Beh, insomma, io ti chiedo, ma stiamo facendo una lezione? Siamo un gruppo di nostalgici a parlare di questo, di un mondo che fu? Oppure questi temi hanno diritto a essere dentro anche un dibattito politico che riguarda anche il Partito Democratico, il centro-sinistra e più in generale la politica italiana? Insomma, noi stiamo partendo, sabato c'è stata l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, si è aperta una corsa
alle primarie di candidati, di vari, non solo due, ce ne sono anche altri. Ma insomma, tu non pensi che queste debbano essere le grandi questioni che vengono riportate al centro della discussione? E non c'è il rischio che invece una personalizzazione, insomma, cancelli tutto questo e riduca il confronto a un grande, interminabile spot mediatico? Ma io penso innanzitutto che è importante non smarrire il senso delle nostre radici. Le nostre radici sono plurali, non è soltanto Berlinguer. E noi ci siamo trovati insieme anche perché abbiamo saputo apprezzare con rispetto reciproco il valore delle grandi tradizioni democratiche del paese. A me, se uno mi chiede un giudizio sulla laicità della politica, io cito De Gasperi e Moro, perché mi sento che lì c'è una testimonianza altissima. Lo dico perché questo è molto importante. Non ci si può, il nuovo non si può costruire cancellando la forza di tradizioni che sono anche la legittimazione di questo partito. Questo partito è legittimo in quanto ha radici nella storia nazionale. C'è poco da fare, nel senso plurali, perché è una pluralità di forze, nessuno può pensare di ridurre ad uno, però appunto con una capacità di ascolto e di rispetto reciproco. Se uno dice, diciamo, ci imporranno per partecipare alle primarie di conoscere le ultime strofe di Bandiera Rossa, in tono sprezzante, dice una cosa sbagliata, perché uno, pure partendo da un'altra, deve sapere che anche Bandiera Rossa fa parte del DNA di questo partito. Non è obbligatorio saperla, ma è obbligatorio rispettarla. Perché altrimenti viene meno, diciamo, come dire, quel sentirsi parte di una comunità fatta di persone che hanno storie diverse, ma che sanno che queste storie diverse si riconoscono in comuni valori democratici. Guarda che questo è molto importante anche per il futuro. Io lo racconto spesso come della storia della mia famiglia. Il fatto che mio padre è figlio di un funzionario, un ispettore scolastico di Miglionico, un cittadino onorario, diciamo, trasferito a Ravenna, era vicino di casa di Benigno Zaccagnini. E durante tutta la vita, mio padre era comunista, Zaccagnini era democristiano, ovviamente se ne sono dati di tutti i colori, però siccome avevano combattuto insieme nella resistenza, anche quando erano divisi, c'era qualcosa di indistruttibile che li univa. E questa è la forza, diciamo. E noi siamo, come dire, gli eredi di quel qualcosa che univa le diverse tradizioni democratiche del paese. Altrimenti non avremmo potuto creare il Partito Democratico. Non è che l'abbiamo creato perché è arrivato un copyright dall'estero. L'abbiamo creato perché aveva radici nella storia d'Italia. Poi bisogna cambiare tutto, ma secondo me quelli che sapranno cambiare sono quelli che hanno la consapevolezza di questa storia. Quelli che non hanno questa consapevolezza non hanno nulla da cambiare, perché non sanno nulla del passato, non rappresentano nulla. Io penso che noi abbiamo una grande responsabilità. Siamo in un passaggio molto importante della storia del paese. Grazie a Bersani l'abbiamo affrontato con una scelta molto coraggiosa. Penso che in una situazione così problematica per la politica, per tante ragioni fondate, perché la gente è indignata per i mille scandali, i quali sono figli più che della politica, della crisi della politica. Questo bisogna tenerlo presente. I Fiorito non sono l'espressione dei partiti. In quali partiti si è formato questo ceto?
è l'espressione di una neoborghesia famelica che vede nelle istituzioni un modo per sistemare, arricchirsi. È la fine dei partiti che ha messo in campo, perché i partiti a modo loro esercitavano un filtro, selezionavano la classe dirigente e comunque la gente in qualche modo si univa sulla base di convinzioni, di valori, esercitavano persino un controllo. Il venire meno dei partiti ha fatto sì che un'orda di gente senza arte né parte, diciamo, si è avventata sulle istituzioni come occasione di arricchimento personale, cioè, e di qui il dilagare di fenomeni intollerabili. Quindi la gente è indignata. Noi dobbiamo innanzitutto cercare di ricostruire un rapporto, un'empatia con il paese, e l'idea che un grande partito si apre, chiama i cittadini a decidere in un momento così difficile, è una scelta coraggiosa, è un segno che va a controcorrente. Io credo che noi possiamo trarne un vantaggio. Naturalmente dobbiamo interpretare questo come una grande occasione per discutere del futuro del paese, non per discutere delle questioni interne del Partito Democratico. Oltretutto faccio osservare che le primarie si fanno per scegliere chi dovrà guidare il governo dell'Italia, non chi dovrà decidere le liste del Partito Democratico, perché quello, secondo lo statuto, saranno gli organismi dirigenti del Partito Democratico, non il vincitore delle primarie. Ma non c'è nessuna, lo dico per come richiamo, diciamo, se uno deve fare delle promesse, è bene che prometta qualcosa che può mantenere, non cose che non sono di sua competenza. Non sono oggetto del contende, diciamo. Le primarie si fanno per acquisire il titolo a guidare il centro-sinistra nella sfida per il governo del paese. Allora discutiamo dei problemi del paese e cerchiamo noi, dico noi che siamo qui, di fare in modo che in questo confronto sul futuro dell'Italia ci sia spazio per, secondo me, quella che è la questione più drammatica, più esplosiva, che è il tema del futuro del Mezzogiorno, che rischia di essere totalmente emarginato nel dibattito pubblico, in parte per effetti di limiti e di errori della classe dirigente meridionale, in parte per il dominio culturale nordista, leghista, che per 15 anni, diciamo, ha dominato il dibattito pubblico italiano. Guardate, qui si gioca il futuro dell'Italia. Pensate che negli ultimi anni 1,5 milioni di giovani acculturati, classe dirigente, hanno abbandonato il Mezzogiorno. Si tratta di un fenomeno le cui davvero questa è la tragica sconfitta della Seconda Repubblica, diciamo. Si tratta di un fenomeno che per dimensioni, per impatto, diciamo, è paragonabile a quello che è avvenuto in una certa epoca del dopoguerra, ma almeno lì andavano nelle grandi fabbriche del nord, diciamo. In qualche modo si contribuiva alla crescita del paese. Qui rischiamo semplicemente una dolorosa dispersione di risorse umane, intellettuali, un impoverimento del Mezzogiorno. Ma il Partito Democratico dovrebbe mettere questa questione al centro del suo candidarsi a governare il Paese, rovesciare questa tendenza, creare nuove occasioni, nuove opportunità, il che richiede, io sono d'accordo con Monti quando dice il Mezzogiorno deve cambiare mentalità, è vero, però è anche vero che bisogna cambiare la politica nazionale verso il Mezzogiorno. Sono due facce del problema, non può essere ridotto soltanto ad una parte, perché insomma, quello che è avvenuto in questi anni è stata una rapina di risorse, un smantellamento delle strutture. Quindi, insomma, adesso non voglio fare tutto un altro dibattito, no, ma è chiaro che noi dobbiamo interpretare questa fase come una grande occasione democratica per costruire un programma, per andare avanti. Io trovo che dobbiamo liberarci
una doppia subalternità, perché personalmente non condivido né chi pensa che noi dobbiamo candidarci a governare il paese contro Monti, non capisco proprio che senso abbia, dal momento che Monti lo abbiamo voluto noi lì a salvare il paese dai disastri di Berlusconi, né chi pensa che noi ci dobbiamo candidare per fare quello che ha fatto Monti. Sono, se mi permettete, è una doppia subalternità. Una grande forza che vuole guidare il paese ci va, come dire, facendo proprio ciò che si deve assumere dell'esperienza di questo governo, che ha cambiato, che ha restituito all'Italia una presenza di... Io giro un po', diciamo, nel senso che per ragioni del mio lavoro, diciamo, vado in giro per l'Europa, eccetera, e non solo per l'Europa, ecco, nel senso che ero qualche giorno fa, ero negli Stati Uniti, all'assemblea annuale della Fondazione Clinton, dove se qualcuno vuole incontrare Clinton non c'è problema, lo porto io, diciamo, essendo che sono l'unico membro italiano di quella fondazione, diciamo. basta chiedere, è facile, ma anche la foto, insomma, io lo porto, io sono un spirito di servizio, diciamo, anche per le foto posso accompagnare, diciamo. Ma vi assicuro, avendo vissuto gli anni di Berlusconi, quando ti incontravano, ti battevano, cioè, poveretti, come sai, mamma mia, questo era l'atteggiamento, grosso modo, oggi ti dicono, Monti, accidenti, ma vi pare poco a voi? Cioè il fatto che noi torniamo ad avere un capo del governo che è persona rispettata nel mondo, e noi dobbiamo, siccome lo abbiamo voluto noi, siamo noi che abbiamo cacciato quello là di prima, abbiamo detto vogliamo un governo guidato da una grande personalità, eccetera, non è un mistero, lo abbiamo cercato noi, dobbiamo vivere questa condizione come un risultato importante, e nello stesso tempo ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa che non è neppure nelle possibilità di un governo dell'emergenza. Questo è il governo della serietà, del rigore, della scelta europea, del controllo dei conti pubblici, della fine di quel troiaio che c'era prima. Benissimo. Adesso ci vuole il governo della giustizia sociale, del lavoro, di quelle cose che appartengono a noi. E la sfida è dimostrare che si può fare il governo della giustizia sociale, del lavoro, del mezzogiorno, senza dimenticare i vincoli europei e semmai lavorando per cambiare il contesto europeo, perché anche qui l'Europa non è un contesto dato una volta per tutti, perché si può andare in Europa e soprattutto se si hanno anche un po' di amici in giro per l'Europa, a un certo punto si può dire, sentite cari amici, qui noi bisogna che gli investimenti non li contiamo come spesa pubblica e ci diamo qualche margine per rilanciare l'economia, cioè noi abbiamo bisogno di un governo che faccia il suo dovere in Italia, ma sia anche in grado in Europa di collegarsi a forze progressiste che ci sono, che tornano ad avere un peso in Europa, e lavorare insieme a queste forze anche per cambiare la politica europea. In questo senso la sfida è duplice, cioè rinnovare il nostro paese e cambiare la politica europea, ma questo rafforza le ragioni del Partito Democratico, perché noi siamo anche una grande forza del centro-sinistra europeo, nel senso che siamo una forza che ha i collegamenti, che ha i rapporti, che è in grado di interloquire con quelle forze di centro-sinistra che stanno tornando al governo. Anche qui, con una certa fretta, si è detto che era finito tutto, non è così. È la Francia, è il Belgio, è la Danimarca, insomma, il panorama europeo lentamente, quella coltre di destra che aveva coperto l'Europa, comincia qua e là macchie a
ad essere smagliata, perché i socialisti, i socialdemocratici, i laburisti, con coalizioni, con i verdi, tornano al governo in paesi fondamentali. Persino nel Regno Unito i sondaggi ci dicono che il Labour può tornare al governo. E la socialdemocrazia tedesca, non so, forse non ce la farà a superare la Merkel, ma è difficilissimo che la Merkel possa governare senza i socialdemocratici. Allora, noi stiamo in un'Europa che sta cambiando, che deve cambiare, e noi ci candidiamo a governare anche come parte di un'Europa che cambia, essendo che noi siamo gli interlocutori, non altri. Ecco. Quindi io non sono pessimista e penso che non bisogna farsi prendere. È un periodo nel quale bisogna resistere alle provocazioni, diciamo. E io penso, spero di essere anche aiutato a resistere alle provocazioni. Noi dobbiamo tenere il terreno dei problemi e del futuro del Paese. Noi abbiamo una grande responsabilità. Non c'è oggi in Italia un'altra forza politica intorno alla quale si possa costruire il governo del Paese. Non c'è. L'alternativa è, infatti, il vero problema. Oramai tutta la sfida politica si gioca intorno al Partito Democratico. Le primarie del Partito Democratico rischiano di essere più importanti delle elezioni, perché è l'occasione in cui si decide l'avvenire politico del Paese. Nessuno pensa che si possa governare senza il Partito Democratico, perché naturalmente chi lo vuole tirare di qua, chi lo vuole tirare di là, ma comunque sia, c'è una generale consapevolezza che senza questa forza non si ricostruisce un governo democratico del Paese. E badate, io non lo dico come stiamo bene, io lo dico in termini di responsabilità, perché questo comporta per noi una grande assunzione. Un partito che in questa situazione dovrebbe vivere questo anche con grande senso di responsabilità, con la maggiore unità possibile delle sue forze, senza disperdere, perché se si disgrega, se si disperde nei rivoli di mille beghe cose, perché poi alla fine io vedo qual è il rischio. Il rischio non è che la gente voti per Bersani, per Renzi, per Ventura, questo è per chi si candiderà, questo è libero. Il rischio è che questo tipo di confronto si confonda con le beghe locali, con le ambizioni di Tizio, di Caio. Mi schiero lì perché così dopo, quando si faranno... E questo è il disastro! Questo è il disastro! Non la libertà assoluta di scelta. Confronto delle idee, dei programmi, è un fatto di ricchezza. Questa logica, perché la gente lo percepisce, le persone lo capiscono, i cittadini, diciamo, sono piuttosto diffidenti verso la politica, tendono a pensarne male, quindi se gli si dà l'opportunità di pensarne male tanto così, loro pensano male tanto così, quindi non ci si nasconde, diciamo. Ecco. Quindi io però non sono pessimista, perché vedo che, insomma, ci sono le forze, ci sono le energie, e penso che alla fine, diciamo, smaltito quello che si deve alle mode, alle campagne giornalistiche, ai format televisivi, alla fine il popolo del centro-sinistra che andrà a votare, poi ci sarà anche qualcun altro, ma non è drammatico. Io personalmente non sono molto appassionato a dibattere sulle regole, perché io penso, sarà una visione antica, penso che alla fine il popolo del centro-sinistra, il suo candidato, non se lo fa scegliere dagli altri, poco da fare, se lo decide lui alla fine. Quindi alla fine io non sono, penso che dobbiamo cogliere questa grande opportunità, e più la viviamo con passione e con impegno di idee, programmi, di proposte, più questa opportunità sarà utile al Paese, perché poi quello è il banco di prova. Un grande partito serve se serve all'Italia, se si occupa soltanto di se stesso non serve a niente e dura anche poco. Io,
una questione da porti, anche perché abbiamo fatto una bella discussione, più di un'ora, credo che anzi, mi pare che abbiamo affrontato molti temi, però questo lo devo perché credo che sia importante per ultimo anche affrontare una questione che in qualche modo lega la nazionalità. Un discorso generale anche a una questione tua personale. Sopra in questa mostra su Enrico Berlinguer a un certo punto mi ha colto una foto di un tavolo di lavoro. Torno a questo tavolo di lavoro insieme a Enrico Berlinguer, c'erano signori che si chiamavano Giorgio Amendola, Pietro Ingrao, Alessandro Natta, Giorgio Napolitano. In quell'epoca, in quel momento, tu eri tra i giovani dirigenti di quel partito. Se uno dovesse utilizzare una orribile terminologia giornalistica quotidiana, non so, forse eri il capo dei nuovi, dei giovani turchi o cose di questo genere, ecco, te lo evito. Non ho mai lasciato la nazionalità italiana. E quindi togliamo questa cosa. Ora, ecco, tu allora eri dalla parte dei giovani dirigenti, ecco, ma quello che ti chiedo è questo: il rapporto a quel gruppo dirigente e il rapporto che quel gruppo dirigente, queste persone di cui io ho fatto questi nomi, ma anche altri, avevano rispetto al ricambio di una classe politica, di una classe dirigente di quel partito. Ecco, il destino era quello di uno scontro frontale irreparabile. Insomma, lo dico in altri termini, venendo all'oggi, ma insomma, è davvero quello che abbiamo di fronte anche dentro questo Partito Democratico, uno scontro insanabile fatto solo di carte d'identità? No, ma io non sopravvaluterei questo aspetto, che in parte è veramente, come dire, un'operazione mediatica, cioè dare la sensazione che il problema italiano non è voltare pagina rispetto al berlusconismo, ma è liquidare il gruppo dirigente della sinistra. Pare che da questo dipenda il fatto se l'Italia si avvia verso il rinnovamento oppure no. E questa è un'operazione politica. Ed è un'operazione politica, secondo me, in gran parte eterodiretta. Cioè non nasce da qualcosa che scaturisce effettivamente dall'interno del nostro mondo. Io ritengo che noi dobbiamo rinnovare, che dubbio c'è? Abbiamo cominciato a rinnovare, nel senso che gli organismi dirigenti del nostro partito sono largamente composti da una generazione nuova, e non c'è dubbio che questo rinnovamento che si è già compiuto nel partito dovrà riflettersi anche nella rappresentanza parlamentare del nostro. Questo è normale ed è giusto che sia così. Naturalmente poi, come dire, è il partito che deve decidere, come dice lo statuto, se a questa norma possano esservi delle deroghe, non in relazione al fatto che bisogna garantire il posto di qualcuno, ma in relazione al fatto che possa essere utile al Partito Democratico. Questo è l'unico criterio, secondo me, perché in tutto questo dibattito non si è tenuto conto di un fatto che ha una sua importanza, cioè che le liste elettorali si fanno per avere dei voti. Cioè, non si tratta del ricambio come se si trattasse di un ufficio, un ufficio postale, si leva il dirigente e si mette un dirigente giovane, diciamo. Le liste elettorali debbono essere comprese dagli elettori, non solo, diciamo, dagli organismi del partito. E quindi quando si fa una lista elettorale, la si fa per rinnovare, cioè, ma anche per avere voti. Perché noi, quando noi eravamo i giovani dirigenti di quel partito, chiedevamo a Ingrao o a Men di candidarsi, anche se qualche volta loro non ne avevano più voglia? Perché pensavamo che se non si candidavano loro perdevamo un sacco di voti, mica perché gli volevamo bene, parliamoci chiaro. Per una ragione sostanziale. Quindi è il Partito Democratico che deve compiere questo, fermo restando poi alla fine i diritti individuali di ciascuno di noi.
ma un partito politico ha il dovere di compiere delle scelte politiche, scusate se può sembrare eccessivo questo, e le scelte politiche vengono compiute sulla base di una valutazione di merito. Giovani, vecchi, chi dirige un partito devono essere quelli che valgono. Non puoi il criterio, ci sono parlamentari che magari dopo una legislatura hanno già fatto troppo. Perché? Perché magari non hanno propensione per quell'impegno. Un partito politico, diciamo sempre che vogliamo, uno dei principi fondamentali deve essere la meritocrazia, ma uno dei criteri principali nella selezione della classe dirigente deve essere la valutazione del merito delle persone. Quindi questo a me sembra, fermo restando che l'indirizzo generale è aprire alle nuove generazioni e che noi dobbiamo avere, e sono convinto, avremo un notevole ricambio di forze dirigenti, di rappresentanza parlamentare, se mai andremo al governo indubbiamente noi avremo anche in parte almeno una nuova generazione chiamata ad una prova ardua, comunico diciamo, perché a volte tra i molti che si candidano io non ho l'impressione che ci sia piena coscienza di quanto è difficile poi dopo, soprattutto in una condizione come questa, governare il paese. Quindi bisogna essere poi in grado, no? Sennò finisce come in quella icastica favoletta di Gatta che dice: la scimmia, trovato un elmo da pompiere, se lo mise in testa ma rimase al buio. Questo va interpretato, diciamo, ma il suo significato ce l'ha. Quindi siamo alla letteratura, diciamo. Richiede una certa interpretazione, ma si capisce un po' il senso. Non ho dubbi su questo. Non credo che questa questione possa essere posta nei termini così liquidatori, perché al di là delle persone, quello che noi non possiamo liquidare è un'esperienza storica. Ci vuole, da questo punto di vista, occorre un'attenzione, ma nel rapporto con la gente. E poi questo paese è un paese complicato, in cui sì, ci sono, c'è una parte più giovane, ci sono quelli che leggono i giornali, eccetera, ma c'è anche un paese profondo, che va rispettato, che si riconosce in certi simboli, in certe storie, capito? Io per esempio, onestamente, ritengo che io certamente sono eletto da un numero di anni infinito se consideriamo i diversi tipi di competizione elettorale, però in molti casi io ho svolto una funzione, no? Non si potrebbe dire, quando io sono stato eletto nel collegio di Gallipoli lasciando un posto nel listino a Pino Caldarola, quindi in sostanza eleggendo Caldarola deputato, non si può dire che io ho rubato il posto a un giovane, perché io sono andato lì in un collegio dove noi partivamo da meno 8 nei sondaggi, ho finito a più 5 e credo che se non c'ero io non lo pigliavamo. Quindi io ho portato un deputato al centro-sinistra, non ho preso il posto, l'ho dato. Quindi i candidati vanno misurati anche su questa base, sulla base, direbbero gli americani, delle performance. Dopodiché, detto questo, col porcello non misuriamo niente. Esatto, sarebbe bello avere una legge elettorale che consente di misurare, si farebbero delle scoperte dopo le misurazioni, si farebbero delle scoperte interessanti, ma comunque non è questo il problema. Io ritengo che in questo momento la mia propensione, io non ne ho fatto mistero, era quella di dire: posso dare una mano in modi diversi. Sono partito con questo sentimento e il segretario del partito lo sa, ma la questione ha preso una tale piega che oggi questo non è possibile. Non vorrei che per l'eterogenesi dei figli, diciamo, non finisse il contrario di quello che è chiaro questo concetto, perché non è possibile.
questo punto è giusto che sia il Partito Democratico a prendersi le sue responsabilità, perché è una prova, come dice lo statuto. Dopodiché nessuno più di me è convinto che si può dare un contributo alla vita politica in mille modi anche senza stare in Parlamento, e personalmente fra l'altro ho oggi un impegno internazionale così rilevante da rendere anche abbastanza faticosa il mio lavoro quotidiano, diciamo, diviso come sono fra Bruxelles, dove so che qui può sembrare nulla, ma invece è tanto, dove io presiedo, diciamo, la principale istituzione culturale della sinistra europea, che ha un intensissimo lavoro di elaborazione culturale, di proposte, eccetera, dove i miei datori di lavoro non sono il Partito Democratico, ma sono Socialdemocrazia tedesca, i socialisti francesi, i laburisti inglesi, eccetera. Quindi io faccio quel lavoro lì e mi impegno in Italia, che è molto faticoso, diciamo. E devo dire sinceramente che mi ero seriamente interrogato sulla possibilità di semplificare la mia vita, il mio impegno. Poi c'è stato qualcuno che mi ha fatto ricredere. Abbiamo affrontato tutto, credo, mi pare, un'ora e mezza il dibattito. Io vorrei ringraziare a nome di tutti voi Massimo D'Alema e soprattutto chi ha organizzato questa bellissima iniziativa, perché davvero lo merita. So che la vostra sarà vista anche dalle scuole e insomma la memoria è importante mantenerla. Grazie. Arrivederci, grazie.